Aspettiamo un attimino. Ciao ragazzi, benvenuti, come state? Aspetto ancora un secondo. Boh, direi che possiamo iniziare. Stasera siamo in compagnia di Paola e Luca, titolari del Vanilla Caffè. Ci parleranno dell'inizio della loro avventura al Vanilla. È un bar che tutti conosciamo Biella, di come hanno iniziato a sviluppare l'idea dell'apericena, del successo che ha avuto, dei gusti di noi biellesi, dei cocktail che vengono più richiesti, insomma un po' di curiosità. Spero vi piaccia, adesso ve li presento anche se non serve presentazione. Comunque, eccoci! Buonasera. Vediamo voi, eh! Ciao Ciao ragazzi! a Ciao ragazzi! tutti. Ma qua mi dicono già mi rimproverano perché si dice merenda snoira. Marenda Scusa, Snoia. merenda snoira è alle 4 del pomeriggio. Un'altra cosa. Esatto. Boh. Ciao Paola, sono molto felice di averti qua, anche a te Luca. Parlatemi di quello che volete. Siamo un po' emozionati. Vabbè, ci sta, dai, anche io. Cosa vuoi Boss, sapere? perché per me lei è il boss, quindi sappiatelo tutti. Boss, raccontaci, quanto tempo fa hai aperto il Vanilla? Come ti è venuta l'idea di fare la pericena? Raccontaci di te. Allora, il Vanilla innanzitutto nasce da un sogno. Da un sogno nel cassetto che stava lì perché io non avevo un soldo. E quindi non potevo farlo. Finché a un certo punto ho trovato la forza, anche senza un soldo, di buttarmi in questa bellissima impresa, senza aspettative, senza niente. Ho detto mi butto, mi lancio, vediamo com'è. E l'ho creato proprio, però questo ce l'avevo proprio come idea. Volevo che il mio bar fosse un posto dove tutti stavano bene, come a casa. Potevano stare i bambini, i grandi, gli anziani. Io non volevo avere un target di persone ben precise, volevo avere tutti. Allora che si è cominciata la festa, è cominciata la festa e ho pensato di fare questa apericena, sempre per lo stesso motivo. Quando tu chiami qualcuno a casa tua, lo chiami perché stia bene e allora gli offri quello che poco hai. E così siamo partiti col niente, prima facendo due stupidaggini, poi abbiamo occupato 1 metro di bancone, poi 2 metri, poi 3 metri, poi 14 metri, 15 metri di bancone, pieni di tutto e di più, dalla pasta alla Macedonia, a tutto quello che ci poteva essere in mezzo, alle famose alette di pollo, perché il Vanilla sono le alette di pollo. E mi è piaciuto un sacco, mi sono sempre divertita un sacco, perché comunque questo lavoro qua. E lo dico per chi decide di aprire un'attività come questa, questo lavoro qua è passione ed è amore. Senza questo non si va da nessuna parte. Dopo Perché 2 anni il sei schiantato al suolo. bar è finire la giornata con serenità, farsi due risate e staccare da tutta la giornata, da tutta la settimana e arrivare a casa felici e sereni e star bene sia Giustissimo. per i più piccoli che per quelli un po' più grandi, che per quelli un po' più grandi ancora, anche per chi è già in pensione che lavora ancora. È un posto felice dove possono star bene anche i bambini per chi arriva che ha famiglia. Posto felice per tutti. Esatto. Però Purtroppo bisogna. in questo periodo ci hanno un po' segato le gambe, perché comunque noi il nostro aperitivo lo portiamo al tavolo, ma non è quello che vorremmo fare, insomma, non è il nostro lavoro, non ci piace servirvi così, lo facciamo lo stesso volentieri, aspettando e sperando di poter tornare come prima, il prima possibile. Quando si è Certo. passata più di qua che lavoravi con noi, tra l'altro c'è sempre stata festa perché l'azzurra è festa. Sempre. L'azzurra è festa. L'azzurra ha creato questo grande gruppo Carino. dove anche se si passa dai social, ma di fatti sei seguitissima e c'è sempre da fare una risata anche sul gruppo, da divertirsi, come quando facevi questo lavoro che non vuoi più fare. Luca, mi fai piangere. Mi fa piangere tuo È sempre figlio. stato bello averti qua, sia Grazie, quando lavoravi grazie. con noi che quando passi a trovarci, è sempre bello vederti.
Grazie. Bellissimo che hai In fatto questa effetti, cosa, che coinvolgi tanta gente. abbiamo mantenuto un buonissimo rapporto e voi siete il punto d'appoggio per il ritiro delle magliette. Quindi è una cosa importante da dire, tutti sapete dov'è, in Piazza Martiri a Biella, facilissimo, fa angolo, nella via della Posta, lì, no? Tutti sapete dov'è il Vanilla. Mi sembrava un buon posto, primo per il rapporto che ho con loro e quindi mi sono osata chiedere, ma poi perché proprio è centrale, comodo e quindi boh, fatemi un favore ragazzi, quando andate consumate, fate i bravi, fate i bravi, non mi fate fare brutta figura. E buon, bene, sono contenta. Io mi sono preparata, prosecco, Aperol, acqua, mi farò uno spritz. Mi manca l'arancio, voi cosa state bevendo? Ma io stavo bevendo una birretta, ma possiamo volentieri passare allo spritz. Come vuoi, Faccio tu così. Bas cosa bevi? Io cosa bevo? Ma io potrei bermi un prosecco e basta, Avete un prosecchino. senza Aperol, perché sennò quando vado a casa mi rovescio nella prima Allora mi tornante. assento un secondo che vado a prendere le varie bottiglie. Ma cosa volevo dirti? Il Simone ha scritto Luca ha la mia maglietta. In effetti sì, hai proprio la sua maglietta. Ne abbiamo veramente poche, rubiamo anche quelle che ci porta l'azzurra per gli Ciao altri. Simo, scusami, ho preso la tua maglietta in accordi con l'azzurra Dai, perché non ci eravamo organizzati. sto provvedendo, arriverà Ci subito. siamo organizzati e tra l'altro la taglia era perfetta Guarda come sta bene, e vedi? non avrei avuto la maglietta per parlare del gruppo questa sera e ci serviva tantissimo. Mi Esatto. sdebiterò con un Uno buonissimo spritz. spritz appena passi a trovarci. Andato a prendere gli ingredienti. Voi ci siete? A me manca l'arancio. Mi manca l'arancio, ma devo prenderne un sacco intero. Siccome non ne mangio, ho detto dai, che poi mi tocca buttarlo. Allora l'ho preso. Azzurra, un arancio in No, frigo. ma no, non le vendevano sciolte, vendevano solo Fatela mettere nel il congelatore. La taglia, fatela mettere nel congelatore. Quando la tiri fuori, guarda, neanche il ghiaccio dello spritz hai bisogno. sacchetto. Hai ragione, boss, vedi, sei sempre boss, mica per niente. Va bene. Comunque, Mi Vanilla chiedono. è festa, al di là di tutto. È E poi, sempre festa. volevo anche dire un'altra cosa. È vero che negli anni poi le abitudini sono cambiate. Infatti io anni fa lavoravo tantissimo con il vino, ci lavoro anche adesso con molte meno etichette di prima, ma non è che cambiano le abitudini, dipende tantissimo da chi c'è dietro al banco. Io sono una che professa il vino e quindi vi venderò solo vino e Luca invece ad esempio i cocktail, lui spazia, è fantasioso in fare quelle cose lì e quindi dipende tanto da chi trovate dietro, Certo, ovviamente. Poi una certo. buona cultura di vino ci sta, ragazzi, ci sta, perché si beve in giro dalla Yes. roba e non c'è paura. Però, se volete lo spritz, fa spritz a go-go, spritz normale, spritz alla rosa, spritz a tutti i gusti. Alla violetta, La lungo. violetta, che io non posso bere più perché mi ubriaco subito e muoio Ma lì. quello alla violetta? Io ho qualsiasi cosa che sia mescolata, non reggo l'alcol. Pensa a un Ah, barista che non regge l'alcol. cosa È un castigo divino. sta combinando? Sta preparando tutti gli ingredienti per farvi vedere benissimo come si fa uno spritz. La regola d'arte. Allora, scusami, scusate tutti chi ci sta seguendo perché siamo un po' in ritardo sulla Bicchieri. preparazione. Ma avete appena Vediamo che chiuso, stiamo però c'è da per. dire, anche un po' in anticipo oggi per fare la diretta, quindi. Prosecco, Tra l'altro, l'arancia. come dicevamo prima, in questi anni, dato che i clienti che passano bevono tantissimi spritz, siamo penso uno dei locali di Biella che fa più spritz, durante l'aperitivo abbiamo creato varie versioni di spritz, come quella al pompelmo rosa e come quest'anno lo spritz alla rosa che stiamo spingendo perché è un po' il cocktail dell'anno. Per noi è lo spritz alla rosa. Dove ci siamo appoggiati alla distilleria Quaglia, Ah,
dove tra l'altro un ragazzo che lavorava da noi adesso lavora per loro come promoter da diversi anni, è Ah, diventato dai. un bravissimo barista di Londra Aspetta. Non si fa. Non si fa. No, È per festeggiare non si fa, ma fa sempre festa. A me piace sempre. questo. Non si fa, però, per festeggiare questo bellissimo gruppo si fa. Dato che questa sera ci vogliamo viziare un po', allora sporchiamo il bicchiere Come una con lo volta. zucchero come si faceva una volta, Perché una quando volta, quando è eravamo nato. ragazze noi, si beveva l'Aperol classico, che era fatto così, mettendo lo zucchero sul bordo del bicchiere, qualche cubetto di ghiaccio, una fetta d'arancia, l'Aperol e un po' di acqua frizzante. Questo era il nostro, non si chiamava Spritz, era l'Aperol classico, che ci piaceva un botto, tra l'altro. Dov'è? E non c'era il vino, però, c'era solo Aperol e acqua. Chi ti scrive? Vai. Noi qua al vanilla, tra l'altro, tendiamo ad avere le dosi abbastanza maggiorate, come quelle che ha sempre avuto anche l'azzurra, e abbiamo sempre fatto dei super big spritz. Perché una cosa la devi proporre esattamente come ti piace. Cosa? Io, una cosa va proposta esattamente come ti piace. Esatto. Quindi, lo so che c'è la dose giusta, però una cosa buona è buona. Infatti, tra l'altro, abbiamo dimenticato l'acqua che è sostituta della soda perché ci piace usare l'acqua frizzante della Lauretana perché per nostro gusto rimane più frizzante. E quindi mantiene di più, anche man mano che il ghiaccio si scioglie un pochettino, mantiene di più la frizzantezza dello spritz che andiamo a prendere. Il ghiaccio. Quindi serata party? Quando? Fa festa? Vabbè, l'anticipiamo. Scappato Quando tutto. facciamo il raduno della BCB? Quando facciamo il raduno voi dovete esserci. Tanto sarà domenica 25 luglio. Inizieremo con un tipo un pranzo campestre, mi viene da dire, non so come definirlo. E per poi stare tutto il pomeriggio lì, ci sarà la musica, insomma, spero che aderiscano in molti. Sfillatori, quelli veri? Sì, ma lo facciamo in un locale, quindi Bene. adesso poi dopo scriverò bene tutto, non voglio svelare troppo. Però saremo lì tutto il giorno, quindi portatevi coperte, così avete tempo di riprendervi, vi buttate su un prato. E buon, spero che aderiate in tanti, insomma, che aderiscano in tanti. E buon, Il 25 luglio, nostro spritz è pronto. Quasi. anche il mio, cin cin. Velocissimo. Il mio era già pronto. Allora, Cin ci Luca, siamo cin tutti. bellissimo Cin. gruppo, cin. Tra l'altro, Buono lo spritz, cioè, vabbè, a me piace proprio. Quindi dicevi Luca, spritz alla rosa, spritz alla viola, io sono andata via. Aspetta, ci siamo persi un attimo, infatti non sei non ci bloccato, sono più. azzurro. Però parla di uno spritz alla rosa, Eccoci, ci parla di uno risiamo. spritz alla rosa. Ci risiamo? No. Lei no, ma noi sì. E quindi continua tu. Aspetta, perché non so se ci siamo, non so se no, sono connessione, siamo Eccoci, tornati. non so dove eravamo andati, non lo so, però non lo so, però va bene, ci siamo di nuovo. Tra l'altro, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato anche nei periodi più difficili, specialmente del Covid, e dove dovevamo lavorare in condizioni pessime, con l'asporto, con tante regole che ci chiedevano di far rispettare, ma con molta difficoltà, e che sono comunque passati a trovarci, anche solo per un caffè.
anche solo per bere una bibita, per portare qualcosa a casa, per ordinare un aperitivo a domicilio. Però... La mamma voleva bere il prosecco, sta passando allo spritz. Dai, parlo dello spritz alla rosa. Bisogna sempre aumentare di grado, boss, giusto? Esatto. Sempre. Prima regola. Sì. Esatto. Allora, vi spieghiamo un po' lo spritz alla rosa, dai. Allora, lo spritz alla rosa di quest'anno lo serviamo con appunto il liquore della distilleria Quaglia, che ho trovato buonissimo, specialmente per le ragazze, perché è dolce e sicuramente può piacere a un target di persone a cui piace lo spritz bianco, a cui piace lo spritz alla viola, e diciamo che quello pompelmo rosa, che anche se era un po' aspro ma rimaneva comunque dolce. E in più ci aggiungiamo sempre il prosecco, ci appoggiamo un po' anche con uno sciroppo della Monen, che è francese, alla rosa, per addolcerlo un po' di più per qualcuno che gli piace proprio il dolce, dolce, abbastanza dolce, e anche per non aumentare troppo la gradazione, perché comunque il liquore fa un 20 gradi, qualcosina in più dell'Aperol, e niente, lo guarniamo con una fetta d'arancia e dei petali di rosa, quindi molto semplice. Bello! C'è un goccino di soda anche lì, ma proprio poco, molto semplice, mi è piaciuto molto, e come stiamo facendo ormai negli ultimi anni, ogni anno cerchiamo di tirare fuori qualcosa di nuovo per il locale, anche se non pubblicizziamo tanto perché siamo proprio poco social e poco costanti nel pubblicizzare cocktail sui social, ma i clienti che passano a trovarci li assaggiano, tutti gli anni assaggiano i cocktail nuovi, perché poi li proponiamo e anche se girano, sì, e piacciono molto di solito, perché c'è la passione dietro, e quindi vengono studiati parecchio e non vengono buttati lì il liquore nuovo col prosecco, ma vengono studiati parecchio anche come abbinarli con agrumi vari o altre bibite, come nel pompelmo rosa, nello spritz pompelmo rosa c'è dentro della cannella, c'è un filino di zenzero fresco, c'è il lime, ci sono dei ribes, dei lamponi, ci sono... Ogni spritz nuovo, ogni cocktail nuovo viene comunque curato e perfezionato pian piano, fino ad arrivare, in base a quello che piace ai clienti, ai consigli dei clienti, alle lamentele, ma anche ai consigli di ogni genere, costruttivi, e anche noi che assaggiamo parecchio, perché comunque bisogna assaggiare quando si crea qualcosa, arriviamo dopo quale tempo di solito a creare qualcosa di buono, di veramente buono. Un barista a semio non si affronta. Rimane sempre lo spritz con l'Aperol. A me piace. Quindi nell'orario dell'aperitivo, diciamo, quello che va di più è lo spritz. Ma non so, si usa ancora l'americano, il Negroni? Sì, molto. Un po' meno però, forse. Molto. Tra l'altro, l'anno prima che arrivasse il Covid, abbiamo spinto molto il Negroni e vari americani e sbagliati con dentro i bastoncini freschi di cannella, perché quell'anno lì a me è piaciuta molto la cannella, mi sono un po' immerso in questa spezia e quindi l'ho inserita un po' in diversi cocktail, tra cui il Negroni, che secondo me è venuto fuori un risultato davvero ottimo. Perché tra l'altro con lo stecco fresco e non con la polvere si sente, ma non si sente, va giusto a dare un po' di aroma senza esagerare, e si bevono ancora, si bevono, diciamo, ancora. Che in questi ultimi due anni è aumentata tanto la cultura del gin, ci sono dei gin spaziali che una volta non c'erano, c'erano i classici, al limite ti potevano chiedere un Tanqueray, che adesso è diventato quasi la base, perché abbiamo dei gin veramente buoni. Vero. Sì. Abbiamo 35 tipi di gin più o meno, perché poi io mi lascio tirare, ci lasciamo tirare, quindi ogni tanto ne compriamo qualcuno in più, forse arriviamo anche a 38, adesso non lo so, abbiamo anche negli armadietti di gin,
Ogni anno c'è qualcosa di nuovo. Con quelli che Perché ne vedi. escono continuamente gin comunque. Come dice lei, effettivamente è esplosa la moda del gin. Esatto, Tra c'è una cultura l'altro, nuova che non c'era. abbiamo una cultura nuova e ci sono diversi prodotti di zona e comunque prendendo anche tutto il Piemonte, anche qualcosa di Ligure, senza andare all'estero, perché c'è diversa gente che si sta mettendo a produrre gin negli ultimi anni e stanno tirando fuori dei gin davvero buoni. Tra l'altro c'è un gin Ligure al basilico che non abbiamo ancora, ma che probabilmente prenderemo. Ma tu di sempre di sì. Guarda, io e Luca andiamo d'accordo per quello. Lui cura la sua parte, io curo la mia. Io non rompo le scatole a lui altrettanto. Si sono persi altri cocktail negli anni, si è Ma perso la dico, gioventù. io quando ero giovane, si usava tantissimo bere il Martini Bianco. Sì. Adesso non dico che non se ne servano più, ma forse uno su 100 ti chiede un Martini Sì, Bianco. anche i E martini in genere. forse neanche. Martini Bianco, Martini Rosso, Martini con il Crodino, pochi. Anche nel servire un Negroni non metti quasi più martini, metti il vermouth, Tra i vari l'altro, vermouth storici più buoni. sì, Più perché infatti buoni. anche i Negroni, che parlavamo prima, la gente che lo beve adesso va a ricercare un Negroni un po' più raffinato, un po' più curato, e non con magari il Martini rosso o il Cinzano, che comunque sono buoni, ma va a ricercare un Negroni con quel qualcosina in più. Tipo noi misceliamo due vermouth diversi, uno molto più con un sentore di erbe, di spezie molto più forte. Forte. Andiamo a miscelare con un vermouth classico per non andare sull'esagerato, perché sennò poi anche lì è troppo. Ma non vengono più a bere Negroni classico Campari, Gin base e Martini rosso, Cinzano base. Sì, lo bevono, ma la gente che beve Negroni è gente che lo beveva una volta e che nei vari anni, tra i vari barman che sono cresciuti e sono arrivati nuovi, hanno creato dei Negroni molto più buoni e migliorati, un cocktail che ha migliorato molto, e quindi quei pochi che ancora lo bevono vanno a ricercare un Negroni curato. Esatto. E altre cose che abbiamo un po' perso nel tempo? Cosa? Il Martini, come dicevi te, che è stato perso, che però va miscelato molto bene col Crodino e anche altre bibite, che quando viene proposto, comunque, specialmente chi non vuole bere tanto, vuole qualcosa di leggero, è un aperitivo leggero ma molto buono e piacevole, e che ti tira a berne sicuramente un altro, e va molto bene come pradine. Va Poi, molto vabbè, bene prosecchi, vino, vale la birra va sempre bene. birra. Poi adesso che siamo in estate, Anche birre ne abbiamo birra ne va diverse tantissimo. buonine. La birra cerchiamo sempre di soddisfare la clientela, e quindi oltre alle birre che pian piano abbiamo sempre, che ritornano anche ogni mese, abbiamo una birra a rotazione nuova e diamo Questo sempre. mese, ad esempio, cosa avete? Questo mese Scusa? cosa avete? Questo mese cosa Allora, avete? siamo in zona perché siamo con la Mena Brea come Bene. bionda, che è comunque buonissima e alla gente piace, sia la classica, la bionda, sia la rossa, perché comunque è leggera, fa 4 gradi 6, quindi piace anche quella lì. E la Mena Brea sta tornando diverse volte, c'è sempre flusso della Mena Brea in cantina, anche perché poi qua di zona è biellese, anche quando arrivano da fuori vogliono assaggiare la birra di zona, che è Sta. parecchio conosciuta. E in più abbiamo la Saint Benoît come belga, che è una birra belga, come ambrata e come birra bianca, perché piace tantissimo. Ma ogni mese, ogni 2 mesi, dipende, abbiamo sempre sotto fusti di altre birre di zona, come quella di Trivero. Abbiamo messo su la Perù Pistun, abbiamo messo su altri birrifici di zona, abbiamo messo su birre tedesche,
che piacciono anche quelle molto. E diamo abbastanza varianti. Poi per i clienti più affezionati, tante volte ritornano anche appunto alla Saint-Benoît belga perché piace tantissimo, ma non abbiamo una linea fissa di birra. E abbiamo anche delle birre in bottiglia, buona. E ve lo Molto dico perché buona. ho visto che ci sta guardando. Stiamo provando una birra in bottiglia locale che si chiama Green Kiss, vero Cri? Green E Kiss questa della birra qua? Cristina Che Azzario. carini! È una birra alla canapa, molto molto buona da bere, ghiacciatissima, ma venite ad assaggiarla perché merita, merita proprio. Non si conosce, piano piano la stiamo espandendo, ma ci sta. Brava Cri! È la prima birra Oh, questo canapa. è esattamente lo spirito che voglio che ci sia in questo gruppo. È la Proprio prima. hai colto nel segno, grazie. Io ne ho assaggiate 4-5, ma è la prima birra alla canapa che mi è piaciuta davvero. E se non È vi davvero buona. stordisce, è proprio Complimenti. buona, brava. Brava Cri, sono molto contenta di questa cosa. E boh, c'è altro di cui dobbiamo parlare? Ditemi voi. Non lo so, chiedi tu, Io chiedi. volevo solo dire una cosa. Ci sono tanti clienti e tanti ragazzi che si ricordano del Vanilla. Come buffet, perché c'era appunto un buffet vastissimo che è stato migliorato parecchio negli anni perché avremmo continuato a migliorare, a variare andando avanti se non fosse arrivata questa situazione. Purtroppo non riuscivamo, abbiamo preso, come diceva la mamma, abbiamo preso tutto il bancone. Piano piano che siamo andati negli anni, andavamo avanti. Ancora 2 o 3 anni avremmo preso anche il bancone che andava verso i bagni, che veniva preso comunque il sabato pomeriggio. Purtroppo il buffet non lo possiamo più fare per adesso perché per la dimensione del locale, per le normative, per quello che impongono, è una spesa troppo grossa, è un impegno troppo grosso da mandare avanti ed era già un impegno tanto grosso prima. Ma abbiamo sempre continuato a farlo perché era bello vedere i clienti soddisfatti, contenti e vedere tutta quella gente sorridente in serata che si divertiva, che poteva venire qua e portare tutta la famiglia davvero, perché dai piccoli ai genitori, agli anziani e tutto c'era qualcosa da mangiare per tutti, dalle verdure alla carne, ai primi, 2 tipi di pasta, antipasti, non potevi non trovare qualcosa da mangiare e far cena. Purtroppo non riusciamo più a seguire quella linea, ma ci stiamo impegnando tantissimo per portare dei piatti al tavolo da soddisfare comunque i clienti che erano abituati a trovare il buffet. Ma infatti io sono Stiamo venuta più di cercando. una volta a fare aperitivo e anche in questo momento comunque molto abbondante. Sì, stiamo cercando di Ad un prezzo stare politico, perché comunque c'è chi giusto assolutamente. Stiamo cercando di stare ad un prezzo accessibile per un aperitivo. Ovviamente abbiamo di tutto, anche col bere, quindi abbiamo gin da 15 euro, abbiamo prodotti da stare a fare l'aperitivo sui 10 euro, andare ai 20. Cerchiamo di soddisfare un po' tutti e cerchiamo di migliorare sempre di più anche coi piattini da portare. Sia verdure per chi è vegano, da portare sia stuzzichini fritti per i ragazzi più giovani che vogliono le alette, vogliono i nuggets di pollo, vogliono le patatine fritte, vogliono tutte queste cose qua. Portare un po' di pizza, portare un po' di paninetti, portare un po' di. Cerchiamo di soddisfare tutti e speriamo di speriamo. tornare a una vita normale il più presto possibile e di fare il Sì. buffet. Speriamo che se Intanto anche. cominciamo a bere, che va bene. Speriamo che se Poi. anche non si può fare più buffet, i clienti che vengano siano contenti comunque, ma finora sembra che piano Reggiamo piano il tiro. sembra Sì, che la gente sia contenta. Passando sicuramente si sì. possono assaggiare i cocktail nuovi, i liquori nuovi, i gin nuovi, le birre nuove, Un sacco di novità, insomma. vini nuovi Adesso da la gente ha poco. voglia proprio di uscire. Sì, la Sì. gente ha voglia di uscire e di divertirsi. Sì. Va
la prima volta il sabato mattina alle 5, dopo tantissimo tempo, ho trovato i clienti fuori che mi aspettavo ubriachi persi, però erano fuori come ai vecchi tempi, però mi sono fatto tornare Ogni indietro. tanto trovavi anche me, però, Trovo anche qualcuno che dormiva nel dehors. Finivamo di lavorare, poi noi andavamo a fare festa e tu arrivavi a Io arrivavo a aprire e poi riaprire. andavo a chiudere. Vabbè, dai, è andata, è sempre festa. Vanilla è festa, non ce n'è. Vanilla è festa, vanilla è casa. Vanilla, per chi non l'ha ancora provato, è da provare, perché boh, mi sono sempre trovata benissimo. In tutte le, i ruoli, diciamo, sia da cliente che da dipendente. Quindi, boh, perché poi alla fine siamo tutti amici, quindi è bello Sì, così. ed è Ma così. infatti quello che è bello è che anche i ragazzi, con tutti, con te, con gli altri, con chi abbiamo lavorato insieme, di solito anche nel giorno di riposo, un saluto si è sempre passato a fare. Vero. Ma anch'io, ma come, ma tutti, tutti siamo sempre passati. Perché c'è un'anima di amicizia, di compagnia, di si sta bene, si sente a Quando non casa. sa, Quando non esatto, sai dove bravo. andare, passi di qua e stai C'è sempre bene. qualcuno. Ti fai una risata, È sei vero, fuori, ti bevi è uno spiritoso vero. in diretta, qualcosa e stai È bene. vero. E Ed stai è subito questa è la bene. cosa bella del locale. Sì. Va Insomma. bene, ragazzi. Allora, Secondo me grazie. abbiamo detto. Grazie, Eh? così che sei brava. Hai fatto una cosa Complimenti per le meravigliosa. magliette perché sono bellissime. Scusa ancora Simone Grazie. se ho preso la tua, spero arrivi presto l'altra maglietta. Sì. Sono bellissime. Adesso ci aggiungeremo qualche scrittina del locale, così la posso mettere tutti Vai. Bravo i buoni. Ne Luca. prendiamo altre 3 o 4 o 5. Va bene, sono contenta. In effetti l'ho già detto, lo ridico, è successo inaspettato questo gruppo. Sono Sì. molto contenta, io e Andrea siamo felicissimi. E boh, ma perché proprio, come dicevamo, la gente ha voglia di uscire, di divertirsi, di svagarsi e che lo si faccia fra di noi, a Biella, cioè, io la trovo bellissima, poi non ho nessun merito in questo, nel senso che l'ho solo fatto, ma poi in realtà lo state proprio portando avanti tutti voi, quindi, e parlo di tutti, eh. E quindi lo trovo meraviglioso, sinceramente. E spero Bellissimo. che il 25 ci siate, non dico tutti, perché non ci staremmo, ma insomma, gran parte. E spero che Va tutti bene. siate contenti. Tra l'altro volevo dirlo, dato che siamo in diretta, che con l'Azzurra e col gruppo Biella che beve faremo un evento al Vanilla tutti insieme, dove faremo una grande festa e adesso vi diremo poi le date, ma organizzeremo una grande festa dove ci sarà il DJ e ci sarà musica fino a che ci lasceranno far musica e ci divertiremo tutti insieme. Sicuramente. Secondo me. E mettiamo lo stand delle magliette Brava sicuramente. boss, brava, brava. O perlomeno Tra prendiamo le ordinazioni. l'altro ci saranno Va portachiavi, ci saranno bandane anche per chi va in moto. E Gadget. per chi va a correre ci saranno diversi gadget. Ah, sì, va bene. Ok. Io abbiamo detto tutto. Va bene. Io anche ho detto tutto in realtà, non so che ci sarà lunedì prossimo ancora, e quindi in settimana valuterò e lunedì, cioè anzi sabato, vi farò sapere qualcosa. Basta? Va bene. Ragazzi, ci Grazie a tutti che avete salutiamo. ascoltato. Grazie. Grazie Azzurro, un Siamo bacione, a buona tutti. serata, grazie a Buona tutti, un saluto a serata. tutti. Ciao. Passate a trovarci, passate a fare un cincino insieme. Vi aspettiamo, adesso abbiamo gli orari un po' ristretti, da lunedì al giovedì chiudiamo verso le 8 purtroppo, e il venerdì e il sabato tiriamo fino alle 11, mezzanotte, l'una, dipende un po' da come va la serata. Però Va comunque ci bene. siamo sempre, le colazioni sono sempre al Il massimo. top. Abbiamo dei pranzi fantastici, quindi passate a trovarci perché c'è sempre da mangiare e da bere per tutti. Ciao a tutti. Ciao Bacio. ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Ciao. ciao ciao. Ciao ciao ciao.